Allora, questa è una puntata un po' particolare. Anche Tiziano dice che è una puntata un po' particolare. Perché sono successe delle cose all'interno della scuola. Ah, partiamo proprio così. Cos'è successo? Trovate qualcuno che non c'è e li farei entrare. Perché Maddalena Maddalena non non c'è? c'è? È malata? No, ho dimenticato l'acqua. Maddalena. Morirò di sete. E io morirò senza Maddalena. Maddalena. Ah no, eccola. Eccomi. Perché loro è entrata come VIP? Secondo me sono già in punizione. Ah sì, hanno fatto cavolate. Subscribe. With Gracias. this English. With much affect. Voi sapete perfettamente quello che avete fatto. Lo sanno, loro lo sanno. Spero di sì. Questo filmato io ho deciso di non mandarlo in onda, ve lo dico subito. Grazie. Ma Wax con sta faccia da cane bastonato? Palesemente ha fatto qualcosa di male, perché Non guarda la si vede faccia. mai così, di solito è super io. È un cucciolino. Fammi indovinare. Hanno fumato fuori. Non hanno pulito i piatti. Facciamo entrare sei sgabelli. Cosa fai, Samuli? Vanno tutti in sfida? Che bello, dovevano perdere questi 10 minuti per far entrare gli sgabelli, quando potevano farlo prima di iniziare di schiacciare E poi li rec. chiamavano. Raga, che cosa è successo? Suspense. Ha dimostrato totale mancanza di maturità e Totale. delle conseguenze proporzionate agli eventi. Ma Valeria è appena arrivata. È entrata a far casino. Per ognuno è stato insegnato la Guarda, guarda, Wax. Oh, non ho Sì, fatto oh no, niente. no, Non ma sono io sono andato un bravo cattivo, sono andato di ragazzo, loro. no, Non ho fatto niente. è stato lui. Poi appena ti giri, sì, Facciamo entrare. È una lacrima, non è più Per NDG c'è un ragazzo che si chiama Patrick. Allora, sicuro non elimineranno tutti. No. Quindi adesso dobbiamo dire chi viene buttato Ah, fuori. da fra di loro? Sì, allora secondo me Tommy no, non penso. Wax non Allora, penso. sicuro non Wax, Magari Valeria che è appena non entrata. Maddalena e non Samu. Quindi Valeria NDG. E io ci metto anche Tommy. Comunque, Shinai non c'è. Non so se avete Non so notato. se... Non c'è. Perché a Milano a fare un lavoro tornerà prossima settimana. Eliminazione, sospensione o qualsiasi altro provvedimento considerato opportuno. Ma ci fanno vedere un video? Io lo spero. Dai, io mi avevo dato un attacco. Cioè, secondo me la cosa più brutta che può succedere, sei appena entrato, Subito. fai subito una cavolata e te ne vai a casa. Secondo me per tutta la vita ti ricorderai questo momento. Come ha detto Maria, il filmato l'abbiamo visto anche noi. E noi E no, noi, però. in ogni momento dove c'è stato un provvedimento che abbiamo preso, tu eri coinvolto. Ah, ma forse ho capito cos'è. Non parlavano tipo di sostanze strane per... Sì? Sti drogati. Però non mi aspettavo Samu e Maddalena. Samu ci stava provando con Angelina, no? Se non Ah, sbaglio. le ha dato due di picche, Angelina. Ah, sì? E per quell'altra volta Maria metteva il dito. E vorrei che lui uscisse subito dal programma. Ah, così? Te lo aspettavi, giusto? Era una delle possibilità. Così? L'ha buttato? Senza cantare. Pensavo di essere uscito da un certo tipo di mentalità e ne sono uscito. Non del tutto. Come ho provato a scriverti, in un gesto torna in un certo tipo di comportamento. Ma cosa fa lei? Lei sta Ha le morendo. convulsioni. Lei non ce la fa più. Sì. So che per farlo devo rigare dritto. E ho provato con tutto me stesso a farlo. Ho sbagliato. Sono ricaduto più volte. Mi dispiace per questo. Mi dispiace perché hai creduto in me. Ma sta facendo un discorso interessante. No, secondo me però sei stato un po' stupidino. Voglio dire, sei a un passo dal serale. Io una puntata al serale me la farei volentieri, Ma no? poi Per la sei visibilità. dentro un Che ti posto dà. dove sono tutte le camere in giro, visto che un po' abbiamo capito cosa hanno fatto. Il provvedimento di Rudy, secondo me, è giusto. Sì, Cioè, sì, secondo sì, me sì, non sì. è, non fai la sfida e vediamo se No, passi, no, ma per no, no, me non c'entra hai niente. sbagliato, Hai punto, sbagliato ciao. troppo. Peraltro, non è la Sì, prima volta che sbaglia. Voglio dire, non hai mai esatto. fatto niente. Bisogna capire anche la gravità del gesto. Io voglio vedere sto video. Non so se ce lo faranno vedere. È stata, Si rialza, boh. Iniziano a incornarsi tipo arieti, tipo le cape. Grazie a tutti, davvero. Ci vediamo comunque, non è finita qua. Non è finita qua. Non fa così. Adesso non penso. Fa così. Sì, la tira giù. Visto che siete tutti coinvolti, credo che in questo momento dovreste essere. Tutti eliminati. Peccato, Tommy era bravo, io non capisco. Poi Tommy aveva fatto delle performance No, una molto vocalità, sì. sentite. Ah, da un po' non la È vediamo. vero. Nobody. Ok. Sai con che ansia sta ballando adesso? Che ore sono? Mettete bene le casse, il jack Sì, delle casse. Oh, per fa mi dà fastidio, se potete filarlo bene. Grazie. Go Michael. Ah, ok, mi piace. Grazie, Samu. Sì, È così toccare importante questo labbra. gesto. Bla bla bla.
Chi ha visto LOL sa. Ok, adesso non abbiamo più visto nulla, sì, per un minuto intero di esibizione saltato. No, ma cioè, sono voluti questi tagli. Indecente. Sembrava preciso. Sì. Bravo, secondo me un po' fuori dalla canzone per i miei gusti, cioè no, era poco Michael Jackson. Ok, però ci sta anche reinterpretare un po', non è che devi per forza andare a fare Michael Jackson. Sto facendo un graffiti. Graffiti? Come lo chiami? Graffiti. Però non un graffiti, ecco. Dei graffiti. Ok. Ma Samu ci sta, bravo. Sì. Guarda quanti meno tagli fanno su di lui, eh. Impressionante. Chissà come mai. Forse vogliono, passa, allora. Forse vogliono influenzare il giudizio. Oh, non lo so. Ah, dici che anche lei, giudice, vede più lui. Lei ha uno schermo davanti al visore. Ok, la prima parte sì, la seconda parte ripetitiva. No, è andato giù, come al solito, mancavano più le idee coreografiche e non è stato un crescendo, ma è stato un decrescendo. Mi piacerebbe proporre una cosa diversa, se possibile, una battle. Comunque un po' più di voglia di vivere. Lo sto dicendo anch'io. Potrebbe, sei in televisione, vai lì, no? Cioè, comunque adesso sì, lo puoi fare una cosa un po' diversa. Non lo so, fa un caffè prima di... Non fatti le cose che si sono fatte. Non fa... Allora, abbiamo letto i commenti, perché qua mi sa che non ci dicono nulla questi qua di quello che hanno fatto, quindi dici per non influenzare magari il pubblico. I commenti sotto il video sono stati a valanga di loro che a quanto pare si sono sniffati, fumati, non ho capito, la noce moscata. Noce moscata. Ti puoi fumare la noce moscata? Non lo so, non ho capito cosa ci hanno fatto. Ah, fanno la battle. Ah, così col gong. Una volta si facevano queste cose, amici. Ah, dai. Dai. Ok, lui fa popping, sì. Non è male. Purtroppo non lo valorizzano per niente con queste inquadrature. Sì, lo tagliano. Cioè, lo tagliano malissimo. Poi zoomano sul braccio, su cose a caso. Dai, almeno questo si è visto. No, non era bello quello. No. Questo? Dai, okay, bello, okay, bravo. Ah, il finale, peccato, è un po' sporco. Ok, diciamo che Samu ha portato qualcosa di più acrobatico, mentre l'altro ragazzo ha provato ad andare più su tecnica popping. Sì. Quindi non saprei. Beh, secondo me comunque, conoscendo Samu, Samu ha fatto vedere un po' più anche qua versatilità, sì, che io valorizzo tanto. Yes. Yes. Da. Sì. Questo sì, ma era un sì spagnolo. Ah. Samu, hai guardato sempre per terra? No, non voglio dire che lo mando a casa, aspettate. Ah, perché questo foglio c'è scritto. Possibile rimandare la sfida, congelare la sfida e proporre una comparata? Congelare la sfida. Cosa vuol dire? Che lui entra mettono, per una settimana? No, lo mettono dentro una ghiacciaia, sì. Per una settimana. Vabbè, finché non invecchi. Ma sai che puoi farti ibernare? Veramente? Sì, paghi un sacco di soldi, puoi farti ibernare, però non hanno ancora scoperto la tecnologia per toglierti dall'ibernazione senza ucciderti. Ah. Quindi tu rimani ibernato finché non scoprono la tecnologia per toglierti dall'ibernazione. Ma... Vai nel freezer. Perché si alzano tutti? Non ho capito. Cosa è successo? Hanno chiamato qualcuno. Cric cric. A caso! Adesso ritorna lui e se va lei. In realtà non sono mai andato via, ero qua dietro le quinte per una settimana. Ero nel freezer. Cosa avete combinato? Infatti non è invecchiato un giorno. E ha proposto delle cose che vorrei che dicesse lei direttamente. Ma quindi torna cricca, cioè io non... No way, ma è mai successa sta roba? Ma siamo sicuri di sta cosa adesso? Ma sì, palese. La buttano fuori, che è appena entrata.
E torna criccato, ci credo. Quello che hanno fatto i ragazzi il 31 di dicembre, noi l'abbiamo scoperto il 6 di gennaio. Loro la puntata scorsa l'hanno registrata il 4, capito? No. Se io avessi avuto queste informazioni prima della scorsa settimana, non avrei chiesto il banco per Valeria. Però ce le dite bene chiaramente queste informazioni, perché io devo andare su internet a cercarle, ma perché? Poi non perché? Sai che trovi le cose giuste, ditelo. Che hanno fatto? Mancanza di riguardo nei confronti dell'opportunità. No, io comunque non lo parlo. Cioè tu entri, non sai neanche se c'hai la maglia e fai la Maglia, io non ho parole. Ma è giusto che se ne vada a casa. Sì, ma tutti quelli che hanno fatto sta roba a questo punto. Sei così grave. Avessimo avuto queste informazioni prima della scorsa settimana, probabilmente gli accadimenti della scorsa settimana sarebbero stati diversi. Ah, ecco perché reintegra. Perché lui è uscito perché Rudy l'ha messo in sfida. Ok. Ah, sì, perché era un però, se avessero saputo quello che hanno fatto a Capodanno, probabilmente Cricca non sarebbe mai uscito. No. Cioè, io quello che penso, Maria. Ma lei. Quanto è contento Crick che loro hanno fatto la cavolata? Sì, qua adesso lo si gira. Bravo! Vi ho pagato per questo! Mi raccomando, continuate così. Nel caso esco di nuovo. Ieri pomeriggio più o meno verso le 4. 4, sì. Okay. Ero al mare. 4 giorni al mare, 4 in casetta. Oh, in realtà voleva farsi una vacanza. 4 giorni sta. Un po'. Cioè. Non solo perché Giovanni comunque era arrivato terzo nella classifica generale dei giudici esterni. Infatti, questa cosa era importante. L'altra volta non hanno mai preso in considerazione la classifica delle classifiche con i giudici esterni. Sì. Non l'hanno mai presa in considerazione. Lui era terzo. Lui capisci era sempre che in alto, cavolo sì. Vuol dire? Poi non si droga comunque. Che ridere. Che Cinai l'altra volta ha fatto tutta la puntata dicendo: ma quelli dietro, ma di cosa sono fatti? Cosa sono fumati? Sono drogati. La produzione non può accogliere la proposta di sostituzione di Valeria con Cricca, perché l'eliminazione è avvenuta in seguito ad una sfida giudicata da un giudice esterno. Mamma mia, che pianto isterico, ragazzi. Quanto si sta, sì, sta lì a frustia, sì, esce, sì, fuori, sì. Compra un frustino nome colde per lacerarsi le schiene. La produzione, eccezionalmente, solo in questo caso specifico, permette a Lorella Cuccarini di sostituire. Eccezionalmente, guarda come sorride, guarda. Lui col sorriso che gli sta scoppiando, sì. E l'altro... Ma che contrasto. Tra lui si sta anche impegnando, sì, a non, sì, sorridere, sì, tipo... Sì, sì. Guarda, LOL. Chi ride fuori. Detta Lele, lascialo. Io sono d'accordo con quello che ha detto Lorella. E Rudy è d'accordo che voleva buttarlo fuori, bravo. Accetto questa proposta. Oh! E Cricca torna. Sì, anch'io. Lele. Sì, io con molto piacere accetto le proposte. Tapinder È lezione di vita, ragazzi. Questa è hanno fatto bene. Con tutte le persone giovani che seguono questo programma bisogna dare un forte messaggio chiaro. Sì, no, immagino se le facciano passare. Il problema è che eliminano Tommy, Valeria, però gli altri non li eliminano tutti. È impossibile che eliminino 6 persone. Non voglio nemmeno giustificarmi, però non ero a conoscenza di tante cose io. Cosa vuol dire? Non l'avrei mai fatto. Non l'avrebbe mai fatto. Guarda come ride Cricca. Non mi sarei giusto. Lei piange e l'altro ride. Tutta me stessa, è una vita che sogno questa. E invece, appena entri... E se io avessi saputo delle cose precedenti, non l'avrei mai fatto. Ma cosa vuol dire? Cosa vuol dire? Quali precedenti? Qui non possiamo parlare, lo so. No? Perché è meglio era solo non per parlare. Dirlo a te, Lorella. Io non ho capito. Non si capisce perché non dicono niente. Conoscenza dei precedenti. Qualcosa. Cioè, la gravità è che lo avete fatto all'interno di questa scuola, ma fuori non è che queste cose passano così. Cosa vuol dire quello? Che non è illegale dentro o fuori dalla scuola. Giustamente. A giudicare la sfida è Paolo Giordano, giornalista e critico. E non ci dicono che cos'è. E niente, andiamo a cercare online. Non c'è niente come la notte che mi fa sentire le vibes. Comunque la fanno ancora cantare, eh? Non è un fuori immediato come Tommy. Ok, ci siamo appena informati. A quanto pare non vogliono fornire i dettagli di quello che è successo per tutelare i ragazzi. Abbiamo letto varie indiscrezioni di notizie trapelate con varie fonti, eccetera. Non c'è nulla di certo. Le due piste più accreditate sono uso di noce moscata o sniffata o fumata o entrambe, insomma. C'è chi dice che questa è la pista giusta e c'è chi la smentisce. La stessa Valeria, una volta uscita dal... Perché adesso esce, entra Cricca. Spoiler! Lei ha detto che non ha mai sniffato niente nella sua vita e quindi neanche la noce moscata.
cascata. Quindi lei dice così. Poi chi lo sa? C'è qualcun altro che invece dice cos'ha. No, invece, vabbè, esatto. L'altra teoria del lago, che sono fatti dei tatuaggi con inchiostro, ma degli aghi tipo fai da te. Fai da te, inchiostro fai da te, perché hanno trovato tutte le cose in casa. Tipo, quanto è pericoloso? Pericolosissimo. Quindi non sappiamo bene. Voi fateci sapere nei commenti se avete degli spoiler diversi. Entrambe le cose sono molto, molto gravi, gravi, sì. E quindi ci sta che vi vengano eliminati. Ora, io non so se nei video che hanno visto loro ci siano delle persone con più responsabilità di altre. Sì. Cioè, ero lì, non ho partecipato attivamente, cioè, ma passivamente. Chi ha avuto questa idea, no? In pratica. Sì, però comunque perché se l'hai fatto. Non tutti sanno che magari si possa fare una cosa così strana. A me non sarebbe mai venuto in mente. Io la nocevo se la metto solo nel purè di patate. Invece Cricca lo trovo più personale, lo trovo più pronto. Certo, più pronto a non farsi di noce moscata. No, c'è, no, c'è, no, c'è. Ma poi lui si è vestito un po' da noce moscata. Arriva con un tatuaggio nuovo qua. L'ho fatto al mare. L'unica cosa che posso dire, eh? Non sbaglierai più, Tom. Stavo per partire. Non sbaglierai più. No. Grande Cricca. Che devo dirti? Sei una cretina, ma grazie. Grazie, grazie dal cuore. Queste due sono una di Valeria e una di Tommy. Posso restituirle? Cosa fanno con quelle maglie poi? Le buttano? Le danno fuoco. Le riciclano? Se le sniffano. È la seconda volta che siamo qua con sta maglia. Era mai successo? No, c'è e non una... potrà mai più succedere. Vabbè, ci sono io, sono unico, Maria, vabbè, unico. Oh, vai Cricca. Bravo Cricca, viva la droga. Cosa... Lei è contenta, Isabella. La produzione e tutti i miei colleghi. Lucius! Da parte nostra è stato un errore accorgersene dopo. Ci prendiamo ovviamente la responsabilità. A lui non dispiace essersi fatto 4 giorni al mare, cioè, no, voglio dire. Anzi, ha vinto tutto. Secondo me, esatto, si è preso un attimo di un po' d'aria fresca, d'aria pulita. No, poi fa tutta la scena che rientra e arriva, quindi sì, comunque a livello social. Oh, Cricca è tornato, quindi... è che si parla di lui. In realtà l'idea l'ha data lui. Vi consiglio questa cosa, è fichissima. E poi se n'è andato. Ciao. No, io vado di là. Beh, devono capire in tutti i modi. Si può sbagliare, ma non si deve sbagliare in un posto così, quando si ha un'opportunità così. Sottotesto: io ho fatto c***ate peggiori delle vostre, ma non c'erano tre. Esatto. Cioè, basta, non si possono fare determinate cose. Qui. Però forse... nella vita di un artista, sai, no? Genio e stregonatezza, insomma. Salve. Buongiorno. Anche lei è disperata. A cappella, voilà. A cappella, voilà. Moi la chanteuse à demi. Cantare a cappella? Così, voilà. Voilà. E de son rêve fou. Ah, male, male. Ma traballando. Peccato. Poi è semplice quella roba, eh. Quindi traballare lì. No. Vabbè, l'hanno presa scarsa apposta, così passa Maddalena, dai. Dai, ma scusa, prendevano una forte. Poi corre. Madonna, quel piede, stendilo, no, non mi puoi portare le pirouette alla seconda se le fai traballando. Cioè, l'altro esempio di pirouette alla seconda che abbiamo nella classe di quest'anno è Ramon, capisci che... Sì, si vede subito la differenza. Wow, bello. Bello. Dai, lei pulita, precisa, non sì, sporca. Qualità di movimento molto migliore. Questo è un passo strano. Sì, è un po' strano. Le facce sono bellissime. Ok, non è un pezzo mega difficile, ha fatto 2-3 passaggi. Oh, però ok, come si fa? L'ho fatto vedere come si fa. L'ha fatto anche più difficile, perché da plié, ronde, vado a stendere la gamba di terra. Sì. E fa vedere anche lei, voilà. Fa vedere la mia... anche lei, voilà. La sua arma migliore, insomma. Anche se non ha capito che lui... Entrambi non hanno capito, allora. Se tu entri in una scuola adesso, lo sai che devi fare doppio Q. Vabbè. Per farti conoscere. Ci siamo a gennaio, no? Sì, a me va benissimo. Ma infatti, che cavolo di discorso c'è? È? Allora... Ah no, allora niente, scusa. È entrata gente una settimana prima del serale, poi è arrivata in finale, ho anche vinto. Un percorso così interessante, a questo momento, è grave. Non posso dire niente, veramente. Giusto. Non dire neanche che non puoi dire nulla. Non dire nulla davvero. Comunque non mi sento di interrompere il tuo percorso. Continua.
Però oh, non l'ha eliminata. Ma figura se l'ha eliminata. E l'altra è lì tipo, ah, si può fare le droghe tutte, comunque la lascia. Ok, baci. Baci, abbracci. Questi abbracci sono sempre quelli più fake. Sì, sì, sì. Maddalena, un altro errore di questi, per me può andare via Maria. Danza, studio, disciplina. Che stupidi, che stupidi. Io non ho pace, ma come fai? Cavolo ti dice il cervello? Sei a Capodanno. Ti va in botta perché sei nella casa degli amici a Capodanno, dentro, eccetera. Lontano dalla famiglia. Va bene. Però tutto. Ci sono le telecamere, ma come fai a scordarti che ci sono le telecamere in un programma televisivo? Ma porca miseria, ma non è possibile. Patrick, è la quinta volta. Penso di sì, sì. Cinque anni ormai. Perché lui non ha la felpa sfida, gli altri, vabbè, così. Ma no, perché lui è da cinque anni che fa l'audizione. Ah, lui quindi può togliersi sì, la sfida. Sì. Ha la, come si dice, la precedenza senior, perché ormai da tanti anni. Io ho 45 anni. Faccio il casting da 25. Allora, io ho una teoria. Non se non indossi la felpa, entri. Dici, ci sta, anche Cricca è ritornato vestito come voleva. C'è gente che ha avuto. Lui, il suono, le corde vocali ce l'ha qua. Quindi, quando canta, deve vibrare. Ma assomiglia un po' a Tommy. È vero, che tiene gli occhi chiusi. No. Spero che parta a una certa. Ti lascerò. Cercare. Contro NDG. Vediamo, già aspetta. Mi piace di più allora. Per le strade e il mondo. Io che amo solo te. Un po' così. Però comunque è più sentito che qualsiasi cosa che ha mai fatto NDG. Già so che fa così. Mi dice di più. Sì, questo già mi dice di più. Sì, comunque è particolare, capito? La mia. Fa il tremolino poi. Ah, sì, qua c'è il vibrato. C'ha i canini che vibrano. Questo qua è uno di quelli che tu devi avercelo come amico. Perché vai in spiaggia, fai il falò. Sì, fai falò. Oh, e c'è lui che canta, sì. Suona. E tutti i limoni la tipo. Sicuramente più attuale il pezzo è La mia signorina di Neffa. Per cui... Ok. Che voce c'ha lui, madonna. Bellissima. Mi è venuto duro. Anche se un tot di gente ancora non ci crede. A casa! Mi sa di sì! Per me, poi fate come vi pare. A livello di gusti ho preferito... Anche se non è partito... Cioè, il pezzo sentito non l'ha fatto tutto giusto, preciso, a livello di intonazione proprio. Mua. Però ci sta l'emozione, la prima volta che ti esibisci. Lui proprio non mi dice, non mi ha mai detto nulla, quindi... Io e la mia signorina, stiamo bene insieme. Siamo ben insieme. Allora, all'inizio un pochino più di rispetto per certe canzoni, perché quando si stravolgono troppo poi rischi di non farle diventare né di chi le ha fatte, ma neanche tue. Boh, opinabile questa cosa. Cioè, secondo me ci sta anche cambiarle, è un pregio. Però ovviamente se la cambi bene, se la cambi male, sì. La cambi male. Cioè, è solo la questione che l'hai cambiata male. Non rispetto, non voleva dirlo, ma è quello che allora dire. Dico così. Elaborazioni, preferisco la tua. E niente, sta in NDG. Allora la mia teoria della felpa non funziona. Non funziona. Patrick, mi dispiace, però di rivederti ancora davvero. Ormai da 5 anni. Tanto siamo amici, escono anche a cena insieme. Mi dispiace tantissimo, non ci sono scuse, mi vergogno di quello che ho fatto. La mia prima reazione, lo sa Maria, è stata quella di voler uscire per la vergogna, ma poi ho detto no, io devo avere il coraggio di venire qua a metterci la faccia del mio errore. No. Vabbè, io non l'avrei detta questa cosa. Io mi sarei fermato a mi scuso, mi vergogno e vado al posto, sì. Grazie. Visto che io credo che tutto noi qui si possa fare oggi meno che farsi due risate. Noi sì, quindi allora, innanzitutto non mi dire cosa devo fare. È mezza puntata che ridacchi come no, se... No, mi aveva fatto ridere la battuta del ragazzo. Parlando. Conosco bene l'importanza. Sì, ecco, allora, se la conosci bene, cerca di avere un'altra condotta. Stava ridendo. Ma io non so. Cioè, ho capito che è serio, però se io non ho partecipato, se io non c'entro niente, sto là dietro, io mi... Cioè, se fossimo io tiziano là dietro, comunque, no, tante risate. Cioè. Noi ci avrebbero eliminato, cioè. Noi insieme. Allora, noi quando entrava la professoressa in classe facevano, no, tiziano di là, team di là. Così, prima che succedesse qualsiasi cosa. A me dispiace molto che sia avvenuta questa cosa. Guarda. Oh, ma che chiodo.
come al solito io ho un pensiero un pochino più sciolto rispetto a determinate cose. Mi dispiace che loro abbiano fatto un po' questa figura da sfigatelli. Ah, le sciolte. Ma non dirlo così. Da sfigatelli. È proprio una roba da sfigati. Drogatevi bene, cioè quella cosa madre buona. È andata ad Amsterdam. Mi dispiace, però non posso esonerarti dalla sfida perché tu sei stato proprio il capobanda, Wax. Ah, il capobanda. Il capobanda è il più c***o di tutti. Il capobanda è... Il capobanda è il più c***o di tutti! Brava Maria, brava! Io volevo solo dire che ci sono tempi e luoghi per fare tutte le cose, effettivamente questo non è il luogo adatto. Ah, sì, quindi ci sono tempi e luoghi per fare tutte le cose. Quindi secondo me la cosa dei tatuaggi non è, si sono drogati. Cioè, tempi e luoghi per fare tutte le cose, questo sì, non è il luogo adatto. Non è un tatuaggio, un tatuaggio te lo fai da un professionista, fatto bene e basta. Quindi palesemente la noce moscata a questo punto. L'ha svelato lei. Cioè, anche perché lei ha detto io ho la mente un po' più aperta. Aperta, è un tatuaggio. Di mente aperta devi avere per fare un tatuaggio. Ah, ce li hanno tutti i tatuaggi dentro. Ah, risa. In ogni provvedimento che si prende tu sei sempre presente. Allora arriva un certo punto che uno non ti può giustificare più. Anche perché questo era proprio splatter. Questo era splatter. Nel senso che la noce moscata l'hanno spiaccicata proprio splatter. Canti e penso te di Lucio Battisti. Dai, Lucio Battisti. Ma Lucio Battisti si drogava. Canti sulle droghe qualcosa. Sono tutto fatto. Sì, sai i rapper che fanno sempre così, no? Sì, sì. Li telefono e intanto penso alla droga. Non so che cosa fare. Quando prende fiato adesso ha memoria muscolare. È troppo grande la città. Grande la città. Oh yes. E penso a te. Ti accompagno. E penso a te. È veramente bastonato mentre canta. Una canzone super diversa dal solito. Eh sì, perché lui deve redimersi, capito? Esatto. Questo è il, quella metamorfosi. Penso a te, ok. Balla! In testa c'è un teatro. Teatro! Ah! E sono drogato! La migliore interpretazione di Wax. A me è piaciuto. Forse perché per la prima volta ha cantato. Vabbè, la canzone si presta perché se... Battisti e Battisti. Certo, non è ascoltare l'originale. Se però va a cambiare con le gambe. Sì, tese. Vabbè, quello. Comunque un bravo attore. Potrebbe fare. Fare il cane bastonato è bravissimo. Per un milione di lucciole. Guardalo. Guarda, è fantastico. Guarda come soffre. In realtà lui non gliene frega niente, cioè palese non gliene frega niente. Però non vuole perdere il posto. Vendere la mia anima, che non vale una lira. Che una goccia di lacrima, chissà dove è finita. Ci sta facendo? No. Il mio corpo come graffiti, coprono me. No, raga. Ma perché in testa c'hai la voce di Blanco, che questa è una canzone super recente e ha tutto il suo stile. Lui non l'ha cambiata, la sta facendo uguale, quindi... Se morissi stanotte in un palo di fiamme. Capito? No, raga, no. Cioè, come Blanco... Non vale una lira. No, zero. Non riesco neanche a dire quello che voglio dire, perché nel frattempo lui mi tira la stecca. No, perché vuol dire no. Perché poi diceva che no. C'ha in testa Blanco e... Comunque io, fra loro due, prenderei Wax. Cioè, senza contesto, senza niente. Senza niente. E con il contesto? Con il contesto, tutti a casa. Entrambi. Sì, perché l'altro non è a livello e Wax ha fatto... Il capo banga. Banga. Come dire, la personalità maggiore l'ho sentita in Wax. Il capo banda rimane. Non va a casa. Ma sì, Wax, figurati se lo eliminavano. Dove ne trovano uno così? Aveva, dove lo trovano? Sì, uno quello, due aveva più ascolti di tutti. Sì, ma va, figurati. E invece, finalmente iniziamo con voi. Mi dispiace aver rifatto. Risa è contenta. Ma gli ha fatto proprio così, sì, anche sì, tipo... Sì. Secondo me Risa era lì con loro. E lei ha dato l'idea a Wax. È sempre... Vendimi in pochi fotogrammi il meglio di te della tua carriera. Cosa fa? Ha avuto un ictus? Non si fanno le battute sugli ictus. Cattela! Secchione oggi. Bravo. Oggi si vuole fare cambiare il fascino, no? Sai, sedurre anche quella parte di popolazione che non ho ancora sentito. È come fa Superman, no? Che esatto. Chiari, adesso è Clark Kent.
Poi già detto il personaggio lui comunque. Sì, sì. Superman. Do you remember? Ecco. Sai perché lo sapevo che facesse quel movimento? Perché c'è una cosa su Instagram o TikTok che su sta canzone fanno. questo è un po' il problema, no? Cioè io queste cose qua le sto insegnando alle mie bambine di 10 anni. E le fanno così? No, le fa comunque meglio lui, sì. Però come coreo secondo me non va bene. Troppo easy. Guarda, cioè, non sta facendo niente. Cioè, cos'era? No, troppo, semplice, mamma mia. Troppo semplice e non ha nemmeno quella qualità che dici, vabbè, sarà semplice, però come lui non la fa nessuno. Sì. E allora dici, ci sta. Esatto. Ma questa fissazione sui passi di anni 70, come mai? Garrison non le fa lui le coreografie, tu dovresti saperlo. Ok, però... Ancora, sempre lui, Sempre lui! Ce la fa, Garrison! Garrison ce l'ha con i coreografi di quest'anno. Questa fissazione, queste coreo di merda. Che se preste ed essere anche brutto... Che presto essere brutto. I pantaloni. Pantaloni. Comunque è stato un caso che ho riportato questo stile con lei. Non lo faccio sempre. È la seconda volta che lo faccio. Terza. È un caso. No. Seconda. Forse ho sognato la terza. Sì, l'hai sognata. Quindi in pratica sta dicendo che Garrison di notte si sogna lui. Esatto. Piccolo. Ma c'ha ancora gli orecchini. Li ha tolti. Se no avrebbe fatto così. Quindi oggi un po' meno virale, no? Come si dice? Oggi è meno virile, non virale. Capivo che c'era una cosa. C'era, no, la parola era super simile. Vicino, detto, madonna. Da virale, 95% da virale a virile un attimo. Dopo tutto, un attimo. Ho passato tempo a dirti che. Amiamo o non mi ami, non lo so. Ancora e dai, non dir così. Che il posto che ci aspetta no. Però il beat mi piace. Il beat è... Terra e mare, spiaggia e sale. È tutto da rifare con te. Terra e mare, spiaggia e sale. Noi siamo dolci nel sale. Siamo dolci nel sale. Il problema è che non mi piace la sua voce nel pezzo. Sì. Non... Yo, Africa. È un pezzo semplice per Megan. Facciamo due passi e tocchiamoci i capelli. Lei comunque è già diverso da Gianmarco. Perché lei secondo me ce l'ha un po' di più di Gianmarco. Facendo cose semplici però le vende molto meglio. Sì, le vende meglio. E secondo me lei, cioè io a Gianmarco non saprei, non riesco a inquadrare nel mondo del lavoro. Sì, lei sì. Lei sì, lei sì. Come velina, top. Ballerina televisiva o anche per qualche video musicale, top. Easy, ciao. Gianmarco non è per me, gusto personale, non quello strafigo, super sexy che dici... Sì, che si mette solo lì a fare così e basta. Vabbè, cioè, però non lo vedo neanche così perché non... gusto personale, poi magari gli daranno, troverà lavoro sicuramente anche lui, immagino, visto che piace così tanto. Sì. No, cioè, sono bucati, Marie. Non capivo il senso, pensavo fossero per la tua fidanzata, no? Per cosa? Per guardarla meglio? Sì. No, la vedo benissimo comunque. Ecco, io lui, secondo me, presentatore, qualche cosa, comunque ha la risposta pronta, riesce a stare in camera, magari farà il percorso di De Martino, sì. Vista quella sera in mezzo a tutta la gente, ero un po' distante, tu troppo nascosta, si sento. Ormai a me sembra che è troppo esagerato, non lo so. Le poesie la vita cita, siamo le sue muse, lei ci invita a dirci bugie per darla. Adesso ci sta. È che lui inizia spingendolo troppo, questo grattato. La cantami come se fossi un folle, la lascia qui tra tutte queste. Yeah, come on. Però vedi, lui già ci sta. Però vedi, lui non gira, lui va un po' in diagonale, poi avanti. Sì. Poi si muove perché sa muoversi. Sì. Vedi, si prende il tempo, va avanti, va indietro. Diavolo strilla, che la notte brilla. Vai, Lucius! Baciami e ballami. No, mi sembra che ci sia tutto il pacchetto completo. Cioè, una canzone che io la immagino già in radio. Grazie. Sì, quello sì. Bravo. È tornata la tocca. No! È tornato il plexiglass.
sì, il grande protagonista. Per un secondo stavo dicendo, oh, non hanno messo, invece. Però ce la tocca almeno. Dai. Close like this. Che smemucio. Boom. Non so se l'hai visto. Sì. Quel colpo di chiappa. Il famoso colpo di chiappa, un passo tecnico latino. Rispetto, insomma. Paragonabile a un grand jeté della danza classica o un écarté. Ecco. Ah, l'utilità di questa cosa, ragazzi. Francesca. Grazie, quanto sei buona, grazie, ciao, alla prossima. Indiscutibile qualità. Penso realmente che c'è bisogno di alzare un po' l'asticella, è un momento di spingere un po' di più. Sì. Spingiamo sta asticella. La dimostrazione delle qualità. Fatto così. E mezzo, boom. Forza e coraggio. Lui che è entrato al posto di Cricca, ma Cricca è tornato! Mando la base, eh? Base. Si è trasformato in un asino. Io sto in fissa per te. Sto in fissa per te. La camminata strana quando vieni verso di me. Cammina strano? E cammina un po' come Wax, no? E quel sorriso dai vista, così bello che sembra sei lista. Ah, l'ha dedicata a lui. Con quel sorriso che arrivi. È dedicata a Wax. Bellissimo. Con quella camminata strana, fisicità, con quel sorriso. Di un turista. Più. Bella! Solo Wax! Se mi prendi. Balla! Se mi dici, prendi, balla! Se mi prendi la mano e mi dici, balla! Siamo stelle, siamo quello che vuoi. Anche lui c'ha cioè, siamo stelle. Io ho le stelle sui canini. Che accelerazione, bro. Perché non ha, non ha dato tanta spinta, però poi hai fatto... Sì, perché ho chiuso la coupe. Sì. Ah, qua un attimo. Sezione della coreografia con tante acrobazie. Sì. Quella. Comunque è molto stile americano, sì, questo. Lei è molto molto stile americano. Cioè proprio lo So You Think You Can Dance. Sì, con sì, tanti sì, salti sì. sulle ginocchia. Eccolo. Sì. Però complimenti su serio. Grazie mille. You're amazing. Vabbè, molto brava. Ho 26 modi per sniffarmi la noce moscata. Lei no. Ah no, scusa. Ferma, spesso zitta. Piccolina come... Piccolo chi? 2 millimetri, 2 millimetri, non ci sappiamo stare. Se mi cerchi tu, io mi tolgo i dubbi. Posso dire che non ci sta più convincendo tanto negli ultimi episodi. L'hai scritta tu? No, però poco importa perché mi hai convinto. Questo pezzo meglio. E quindi secondo me se trova qualcuno che gli fa una buona musica, che lavora con lei e fanno un bel testo, comunque lei interpreta molto bene. Sì. Assaggiami quanta lontane. Vamo a pregarlo come un animale. Qua invece che far ballare lei e Mattia insieme, Plexiglas e esatto. Professionisti. Potevano fare due in uno, no? Facevano un'esibizione insieme. E danno voti entrambi. Va bene, perché no? Anzi, tagliamo anche i tempi. Ti consiglio solamente di impegnarti il più possibile e vivere questa esperienza al massimo. Questo è un giudizio tecnico. Spalla. Stamattina stavo andando a lavoro. Ha fatto pari burè, l'ha fatto di solito? Sì, lo fa sempre. Ok. L'hai anche già commentato tu. Veramente? E fai come silente. sì, perché è troppo pieno questo. Un gabbiano. Ho quasi la voglia di vivere addosso. La voglia di vivere addosso, quando lo sento, mi viene... Sì, cioè, proprio... Anch'io, io mi sono impegnato a non dirlo. Cioè, proprio, l'hai fatta apposta. Mi piace il suo mood. Sembra anche diversa come coro dal solito. Ok, adesso no, okay. Basic. Ma fanno 2-8 poi sì, e poi non
E questo è il massimo di acrobazia che vedremo oggi. What the? Vanessa, piacere di conoscerti prima di tutto. Direi che la tua esecuzione è ottima in tutti i parametri. L'esecuzione è buona, direi sì, sì, ottima. Il giudizio è giusto, il problema è che il coefficiente di difficoltà di tre quarti del pezzo è troppo bassa. E tutte le volte mi chiedo, ma qual è il problema? Il problema è, sono gli allievi o sono i coreografi? Buona domanda. Anche se mi urlassi addosso. Urlarti addosso, voglia di vivere addosso, tutti addosso stanno. Cioè la parola addosso secondo me è un po' troppo utilizzata quest'anno. Chiuso con tutto. Sono un fiore appassito col tempo. L'interpretazione è mille volte meglio. Sei molto bravo. Grazie. Si sente che ti piacciono Ariete e Calcutta? No. Però all'inizio, quando iniziamo a fare le nostre cose, è normalissimo cercare l'ispirazione attraverso quello che ci piace sentire. Quindi va tutto bene. Lui è fantastico e dice le cose senza essere cattivo. Cioè lui, in questo giudizio, risulta positivo alla fine. In realtà il sottotesto è: hai copiato. Ci sta all'inizio, però no. Sì. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. We never know when the... Sono i piccoli G questi. No. Oh, stortino. Stortino. We gotta get away from here. We gotta... lui non stende mai sto ginocchio 100%. Rimane un po' a metà. Non fa il ronda, sta gamba. Stendila. Get away from here. Dai. Non era drittissimo, però sì. Posso dire che si vede che sta lavorando? Si vede che sta lavorando con la cele. Io credo che tu abbia attivato tre cose molto importanti: muscoli, nervi e cuore. Ma perché tutti stanno coi nervi? Tu balli coi oggi, nervi? Oggi c'è la parola addosso e nervi. Secondo me un po' abusate. Ciao, grazie. Succede, cosa? Poverino! Poi lo sculaccio. Questa fuori. È violenza! Denunciatela! Anzi, mi sto divertendo molto, la gente che viene ride, quindi se volete venire vi aspetto il a teatro. Il titolo del tour è Salutava Sempre. Salutava Sempre perché parla di me morto. E... quando è che andremo lì a farci pubblicità così? Ah, comunque... ah, parte anche il vostro tour teatrale? Sì, sì. Se volete venire, sì, vediamo. Tu vai avanti, fai finta che io non ci sia. E poi anche noi facciamo i saluti così. Ciao Cele, andiamo. Però sono in corrente con Gianmarco. E poi esci di corsa. Dai, io sono contentissimo. Megan è così in alto? Che vende bene, sempre, assurdo. Comunque, perché sono vicina comunque. Wow. Se sta prima Megan. Ok. Allora Gianmarco terzo. Quindi Isobel. No, Gianmarco terzo. Troppo semplice. Però effettivamente non è che gli altri fossero questo problema. A livello molto, diciamo molto sul basso. Per me sì, va il serale, che se non ci vale chi ci va. Però non gliela darei già adesso. Fanno gli altri. È un po' presto, è per entrata. Che fanno gli altri, che hanno fatto gli altri. Quindi per il momento la maglia non gliela do. Così la vediamo ballare. Ah ok, meno male. Va bene, grazie mille, preferisco così il mio Instagram cresce ancora. Grazie, perché sennò sparisco come Ramon che non balla più. Niveo non più ultimo, pazzesco. Aaron quarto, dopo tutti i complimenti io potrei già essere in radio. No, Aaron meglio di Federica secondo me. Sì, anche secondo me. Io avrei messo ultimo Niveo, poi Piccolo. Vabbè, G. Angelina vince tutto. Anzi. Sì. Ormai Angelina e Isobel, è finito il programma, loro due. Sì, sì, sì. Sempre. Cioè non c'è rivalità, no, perché non è dici, dai, magari questo giro... Vabbè, almeno nel ballo c'è Ramon, e quindi guarda, magari Ramon si becca sì, primo posto, no? Mi rimetto al parere di Lorella, non dico opinioni, perché l'altra volta no, le ho dette. Lei non vuole andare già, perché vuole farsi conoscere un po' di più, sennò non canta più. Qui da 4. E quindi... quindi per il mio Instagram meglio. Dai, onestà. Fa ridere anche. Sì. Comunque la classifica Eleonora ultima, sono abbastanza d'accordo. Vanessa, negli ultimi posti immaginavo di sì, perché so che non piace tanto a Garrison quello stile lì. Però l'ho preferita a Gianmarco, anche se non hanno spaccato nessuno i due, cioè non c'è tanta differenza, ecco, non è che dici ho 9-5, no. Responsabilità per ciò. Volami addosso se questo è un valzer. Addosso. Sempre addosso. Lei ne ha bisogno. Volami addosso. Vivimi addosso. E poi fai quello che vuoi. Basta che sia addosso a me. No. Dai, questo siamo mettere. L'abbiamo fatta.
Addosso. Tempo. Addosso. Che arriva. Che arriva. Addosso. Oh, ma c'è anche Ramon. Ogni tanto brilla da dietro con la sua maglia d'oro. Mattia. Oh, coi jeans, meglio che quella tuta nera lì, sempre la stessa. La cela l'ha vinta. Vuoi dire qualcosa? Non tutti i mettili. Ah, ok, scusate. Poi si guarda intorno. Tocca a me. No! No, no, è caduto! Ma si è tolto anche... Scrivete. La mutanda. No. No, tutte le collane che c'era sempre addosso. Guarda, non c'è niente. Non ha la croce addosso. Mattia senza croce. Ma non so se... Capisci l'importanza? Mattia senza croce. Sono entrato nel pezzo. Guarda, guarda quel kit a piedi questo, raga. A piedi nudi. Poi senti come si sente bene. Cioè, pazzesco. Deve avere una placca di metallo sotto pelle. Tararam, tararam, bam. Secondo me lui Mattia... si sta preparando psicologicamente. No, ma secondo me Mattia poi lo fa meglio. Sì, sì, sì. È la sintesi del compito. Grazie. Non c'è niente che brilla dal suo collo. Ma è una coreografia potente e vigorosa. E voglio vederti maschio, adulto e seducente. Maschio, adulto e seducente. È il momento di lasciare da parte il Mattia ragazzino e mostrare il Mattia più maturo. Mattia, guardami. Guardami. Adesso farei tutto il pezzo solo guardando i miei occhi, hai capito? Allora, questo... Esibizione team, comunque. Ah. Vince sempre Mattia, oh. Ma decido io qua. Non guardare per terra, guarda la cele negli occhi. Quasi Zorro. A cavallo, lì. Za za za! La seta di Zorro! C'ho il baffo e il cappello! È più seducente la cele che lo guarda che lui. Sì, sì, è vero. Lui è un po' freddo. Cioè, lui molto bravo, col corpo. Col viso, secondo me... è ancora un pochino imbalsamato, potrebbe dare molto di più. Infatti lei fa un po' così. Finalmente, senza collane, senza anelli, senza cose. Effettivamente. Dicendo però che più... Hai già sempre qua rosso, si dà sempre gli schiaffi. E quindi per me il compito non lo passi perché io pretendo molto di più da te. La la. Va bene, comunque la ringrazio a prescindere. Grazie. Oh, bravo, bravo, queste sono le risposte che si danno, bravo. Oh. È stato poco maschio. No, ha avuto un momento in cui gli è uscito di nuovo sto sorrisetto, sbatte sempre questi occhi, cioè ti distrae, capito? Il carisma, la forza. Sì, sì, gli è uscito il sorriso, l'ho visto anch'io. Ed è uscito dal personaggio, è uscito dal pezzo, dall'intensità del pezzo. Sì, guarda, la musica è così potente. Esatto, ma poi capisci... Tu devi superare la musica. Se fanno le inquadrature sulla cele e la cele è più intensa di te, vuol dire che non va bene. Sì, lei è seduta, non sta facendo niente. Lei è seduta e sta guardando. C'è stato un piccolo miglioramento, ma puoi fare molto di più, Mattia. Però mi sono dimenticato. Dimenticate di mettere una seduta davanti con una ragazza, quindi forse quello. No, no, perché aveva me, capisci? Basto io, Maria, scusami, infatti, basta, non sono una cena. Ragazzina. Adesso aspetto un'altra cosa. Mi sono dimenticata io, chi doveva sedersi? Francesca, beh, un altro effetto celentano rispetto... Non è vero? È molto meglio la cena di qualsiasi ragazzina, diciamo la verità. Proviamo, visto il mio errore, a fare quello che diceva celentano, no? Di più. Il sorrisetto famoso, che non so. Via. Quando è che invece parleremo del sorrisetto di Wax, eh? No, veramente mettono la tocca lì? No, ma che ignorantata! Cioè vuol dire che senza una gnocca davanti non sì, puoi fare il pezzo bene, ma cosa no? Significa? Tu entri comunque nel pezzo ma e lo vendi. No, ma terribile. E dobbiamo riguardarcelo. Sì, l'abbiamo già visto effettivamente. Sì, cioè... Questa è la terza volta che lo guardiamo sto pezzo. Sì, c'è cioè, la prima. Cioè, va bene tutto, però voglio dire. Ok, che adesso ci sono le inquadrature sulla tocca, quindi. Ma tutto bene. Va bene tutto, però.
sento! Due volte l'hai fatto adesso, peggio di prima. Peggio di prima? Per me lui puoi fare molto di più, molto di più. Capito? Mettere la femmina lì non è servito a nulla. Certi movimenti più grandi, te l'ho detto, e poi non sei intenso. Io sono d'accordo. C'erano dei momenti, non posso dire di no, però per me, nein. Nein! Cioè io credo che per le tue potenzialità, esatto, sei proprio al 10%. Esatto. La madonna, 10%. 10% è pochissimo, cioè. Ti viene che dire 15. Sto cercando in tutti i modi di fare uno switch. Non ti basta quella buonanza di mia moglie per fare le cose fatte bene, eh? Perché loro non dice niente. Davanti a loro un minimo cerco di interagire. Ma non col sorrisetto che non c'entra niente, interagisci in un altro modo, sensuale. Cerco di... ma perché mi viene. Comunque Maria, non mettere la tocca, li dovevi mettere Maddalena. No, sì, lo faceva arrabbiato. Oh, però magari era intenso. Per maloso. Perché sanguine? Non sono abituato a ballascalzo latino, forse per quello. Non l'ho mai fatto, mai. Forse perché non si fa. Forse per quello. Fatto. Arrabbiatissimo. Forse perché non si fa. Che c'entra? C'entra? Balla sempre con le scarpe, se anche una volta balla senza... Visto che abbiamo chi dimostra senza scarpe. Cambia tutto. Deve Berto abituare. Fa quello che vuole perché è un professionista e non sono di certo io a dirgli come deve ballare. Dai, ma ridicolo. Che il tacco del latino si usa perché tecnicamente il peso del corpo sul latino sta spostato in avanti. Deve stare su un avampiede. E quindi? Va da latino. Magari ti fa cagare, ma si usa la scarpa da latino. Ma vuoi che ti spiego come si usano le... Quello è vero. Cioè, fa cagare. No. No, che se quello stile è fatto con quella roba lì, se ti piace o non ti piace, si fa così. Come dire, le ballerine sulle punte, le punte vi fanno cagare, però la danza classica va fatta sulle punte, sì, no? Certo. Spiegherò come si usano le punte, così ma magari no, ci... è come se io vengo da una ragazza di classico e gli dico, senti, invece che metterti le punte, dai, che sei bene. Antica. Le punte. l'hanno fatto il pezzo di classico con le scarpe da ginnastica. Sì, si può fare. Forse Carla l'aveva fatto. Visto Francesca scalza? È una richiesta. Francesca, sì, l'hai vista scalza? Sì, sì, sì. Ma quando l'ho mai? Messa io. Ah, perché l'hai messa tu, certo. Certo, l'ho vista anche scalza, anche se non l'ho messa io adesso. Comunque, chi se ne frega. Sì. Perché si poteva fare benissimo scalzo. Cioè, non è una questione di... Cioè, se non metti le punte non puoi proprio salire così col piede. Anche capito? Perché la Celi mica guardava i piedi, lei guardava l'intensità, sì, del pezzo. Infatti. Quindi non le interessava la scarpa. Poi, sinceramente, a livello estetico, senza le scarpe da latino stava molto meglio. Siccome sembra una moda che tutto quello che si usa nel latino non va bene, ma non va bene per te, non va bene. Questo fa... Oh, mi sono bruciato il piedino, ma guarda, non è incarnita, non c'è una pellicina. Se ci fosse Shinai, se ci fosse Shinai. Faccia te la Rita. Pure Rita torna. È la puntata del ritorno, del coming back. Wow. Bene, grazie. Sono andata male, 4 giorni. Chi ha appena pianto, re. Come stai? Bene, grazie. Ma perché? Buttano fuori qualcun altro? Ha deciso di offrirti nulla. Yeah! Ecco! Grazie! La Joffrey Ballet School di New York! La Joffrey ovunque! Che questa opportunità possa essere davvero il trampolino di lancio per la tua carriera professionale. Meno male che amici ancora qualche contatto ce l'ha. Non solo per i cantanti ma anche per i ballerini. Io davvero sono contento. No, più che altro per i ballerini usciti al pomeridiano. Insomma, è veramente un'opportunità bellissima, Rita, che devi assolutamente fare. E sono felice, veramente felice, grazie. Sì, che bello, sono contento. Perché comunque lei ha tanto potenziale, però ha bisogno di tempo per lavorare. Non basta qualche mese d'amici. Michele! Loving can hurt. Loving in horror. Vabbè, sarà un pezzo non troppo tecnico perché ho fatto. E invece parte Samuel. Subito con un Loving can hurt sometimes. But it's the only thing that... Molto difficile per lui, eh. Eh sì. C'è tanta tecnica. Dai, il Manege lui non so, eh. È un po' cattiva questo pezzo. Perché è difficile il Manege, ragazzi. Poverino, adesso ma già sappiamo che si non... farà una pezzaccia, perché dopo Michele che mi fa un'esibizione così, con questa facilità. Già il piede era terribile, però almeno l'ha tenuto il giro. Qua ha sparato in aria a caso, era una spaccata. The only thing that I know. No, meno male che l'hanno tagliato qualcosa. Ma proprio esteticamente, le spalle, anche oltre alle gambe, non è solo una questione di tecnica, o di piedi, di linea. Ah, quel ginocchio non steso, il piede, questo non era niente. Però mi aspettavo peggio. Oddio, no.
dai. Qua manca proprio la coordinazione, vedi che non salta, sta facendo uno scambio di gambe. Perché il manege tu lo puoi fare carino anche senza aprire le gambe. Perché non è una questione di 180, non per forza. Tanti ballerini, soprattutto del passato, lo facevano anche con le gambe un po' più chiuse. Però è la questione di viaggiare il movimento. E tu la viaggi con una coordinazione che fa in modo che le gambe facciano questo pam, pam, pam. Anche se sono chiuse non sono qua, ma sono qui. Se invece tu fai uno, due, è brutto. Perché si vede il busto che fa così e prende, tu fai puff e sembri, non lo so, una stambecco. Qui si può lavorare sulla coordinazione. Te lo tieni chiuso, basso, mi stendi le ginocchia, i piedi e boh. Però ovviamente ci va del tempo. Sì, come illudere il ragazzo che poi potrà affrontare determinate cose. Per acquisire la tecnica non bastano pochi mesi, ci vogliono veramente tanti anni. Assolutamente. Tu hai bisogno di anni e anni di studio per poter fare il ballerino, questo è. Quindi per me ma il compito come tutti qui dentro però. No. Non è vero, chi più chi meno. Sì, sì, sì. Sì. È quello. Cosa? Più capisci? Su una cosa che più su un'altra. Poi io adesso sto parlando. Ma che cazzo, cosa vuol dire? Ma perché devi aggiungere questi commenti, queste frecciatine brutte? Uno come Ramon nel classico può lavorare perché ha già lavorato tranquillamente. Lui non è pronto per lavorare, è ben diverso il percorso. C'ha anche 17 anni, quindi giustamente c'ha bisogno di altri 3 anni di studio intensi, fatti bene. E allora magari forse. Però che cacchio di frecciatine sono? Isobel? Vuoi dirmi che non è pronta? Cioè forse lui intendeva che in alcune cose più in altre, come se tutti dovessero essere delle cime in ogni stile. Mi dispiace che non si metta mai il punto tanto sul mondo lavorativo. Grazie ragazzi per aver visto questa puntata, ci vediamo settimana prossima con il prossimo video. Mi raccomando, ogni martedì alle 20:45 siamo in live su Twitch. Vi saluta anche Shinai. Ciao! Ciao! Evviva la noce moscata!